ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Quarantena oggi è sabato 28 febbraio del 2021 anche insomma questa è l'ultima puntata del mese di febbraio di ehm, eh, critica dell'economia come avete capito forse dalla sigla da mani dei Pink Floyd che spesso ricorre appunto nelle nostre, nelle nostre trasmissioni come intro Ebbene, oggi ehm, avremo come ospite indirettamente, spiego subito perché, Marco Bersani, tante altre volte è stato presente ai nostri microfoni sin dalla nascita di questa radio. Abbiamo pescato dal web un suo contributo che più di due anni fa ha dato al blog di Claudio Messora BioBlue, dove potete trovare il video di cui parlerò tra un secondo, ed è appunto stato pubblicato eh, intorno alla fine di gennaio del 2018, quindi badate bene, quasi tre anni fa, e, e quindi, insomma, in, eh, escludendo ogni tipo di riferimento alla questione della pandemia, secondo noi è un contributo molto importante perché va appunto a descrivere il debito in una fase tra virgolette non drogata dagli ultimi, dagli ultimi avvenimenti che come sappiamo e come abbiamo detto tante altre volte hanno influito e influiranno in maniera eh, particolare, particolarmente significativa sull'andamento del debito, degli interessi e delle restituzioni che saranno doverose anche prendendo in considerazione i magici... Diciamo così, recovery fund che sembrano essere ormai il toccasana di ogni problema. Probabilmente, come già abbiamo detto, immaginiamo non sarà affatto così, soprattutto per le generazioni che, fra 20-30 anni, saranno costrette insomma, a ripagare gran parte di questi prestiti. Bene, allora a questo punto, non tolgo un minuto di più alla interessantissima intervista di Marco Bersani, che ringraziamo come al solito per la sua disponibilità. E Marco a Bersani, fondatore di Attac Italia. Fino a pochi anni fa vivevamo nella favola neoliberista ed oggi ci troviamo tra le mani un libro dal titolo Dacci oggi il nostro debito quotidiano, strategie dell'impoverimento di massa. Cosa è successo? Beh, per spiegare cosa è successo dovremmo partire esattamente da che cos'è la favola neoliberista. E quindi dobbiamo tornare indietro agli anni 70 del secolo scorso. In quegli anni avvengono alcune innovazioni tecnologiche senza precedenti, per esempio nel campo dei trasporti, nel campo della comunicazione. Nel campo dell'informatizzazione e sono innovazioni che modificano radicalmente il modello produttivo, eh, in particolare separano la produzione economica dai confini nazionali. Fino ad allora l'economia italiana era quello che si produceva in Italia l'economia francese tra quello che si produceva in Francia e poi c'era il commercio estero fra i vari paesi. Queste innovazioni tecnologiche rendono possibile una produzione sganciata dai confini nazionali. Per fare un esempio, oggi una macchina Fiat è prodotta in 25 paesi, tra l'altro paradosso non è prodotta in Italia. Questa enorme possibilità creata da queste innovazioni tecnologiche ha permesso l'avvento della cosiddetta dottrina neoliberale. E cioè sostanzialmente qualcuno su queste innovazioni tecnologiche reali ha innescato la favola liberista che sostanzialmente suonava così. Bene, grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato e anzi se eliminiamo tutti i vincoli sociali, ambientali, eh, tutti i diritti e permettiamo al mercato di essere l'unico regolatore sociale, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata, senza eliminare le disuguaglianze sociali, ma a cascata la ricchezza sarà talmente alta che produrrà benessere per tutti. Questa è la favola liberista iniziata negli anni 70, che non è entrata in crisi oggi, è entrata in crisi già alla, nella seconda metà degli anni 80. Perché? Perché di quella favola si è realizzato tutto, tranne l'ultima parte. Si è effettivamente prodotto un'enorme quantità di beni e di merci, per esempio la natura se ne è accorta e la contraddizione ecologica non è mai stata così drammatica come in questi anni, ma non c'è stata alcuna redistribuzione sociale. Anzi, il pianeta, già alla fine degli anni Ottanta, si è trovato diviso drasticamente in due parti. Una parte maggioritaria composta da persone talmente impoverite da non poter comprare alcuno dei beni prodotti e una parte minoritaria, quella a cui il nostro mondo appartiene, l'Occidente appartiene, che nell'arco di due decenni aveva sostanzialmente comprato tutto. Perché? Perché io posso con uh, miliardi di pubblicità convincere qualsiasi persona che la sua automobile va cambiata ogni due anni, ma nessuna persona comprerà 10 automobili a testa. Io posso convincere con miliardi di pubblicità che. Eh, l'iPad che uno ha in tasca in questo momento il mese prossimo sarà obsoleto perché esce un nuovo modello ma nessuno comprerà 10 iPad a testa cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi acquirenti per queste merci o mi trovo in un impasse economico questo è esattamente un impasse che questo modello eh, ha riscontrato già a metà degli anni 80 come ha provato a superare questo impasse attraverso eh, lo spalancare le porte alla cosiddetta finanziarizzazione dell'economia, cioè come se il modello avesse deciso, non potendo più fare profitti eh, adeguati vendendo merci, ha deciso di fare profitti adeguati semplicemente scambiando denaro e quindi si sono aperte le porte alla cosiddetta economia virtuale, finanziaria, che oggi ha raggiunto dimensioni quasi da follia. Solo un paio di dati per, eh, perché sia chiaro a tutti. Oggi il commercio estero di beni fra Stati è pari a 20 mila miliardi di dollari. commercio estero di beni fra Stati vuol dire che l'Italia produce penne e le vende la Francia, la Francia produce agende e le vende l'Italia. Tutto questo insieme sono 20 mila miliardi di dollari l'anno. Sui mercati finanziari, 20 mila miliardi di dollari si fanno in 5 giorni. Questo vuol dire, da una parte, dalla da dimensione. Dei mercati finanziari. Dall'altra vuol dire anche che sui mercati finanziari per 360 giorni all'anno si fanno transazioni finanziarie, cioè scommesse, su beni, servizi eh, e asset eh, che non hanno alcun collegamento con l'economia reale. Anche qui, per fare un esempio, su 100 transazioni finanziarie relative al prezzo del grano, una è fatta da qualcuno che produce, distribuisce o commercia grano. Le altre 99 sono fatte da fondi di investimento che non sanno nemmeno cos'è il grano, ma tutti i giorni scommettono sul prezzo del grano e lo determinano. Per dare un'altra cifra della dimensione dei mercati finanziari, eh, potremmo dire che mentre il valore della produzione della ricchezza mondiale, cioè il PIL del pianeta, è pari a 60 mila miliardi di dollari l'anno nei mercati finanziari senza alcun controllo quindi diciamo nel cosiddetto settore della finanza ombra cioè quella che non passa per le borse transitano 12 volte il valore del pil mondiale quindi siamo di fronte a eh, una bolla gigantesca che da una parte ha permesso la prosecuzione di profitti giganteschi per 25 anni ma che porta con sé alcuni problemi per esempio il fatto che le bolle diventano un circolo vizioso anche qui per dare una dimensione storica se per tutto il novecento le crisi finanziarie di un certo livello avevano una periodicità decennale cioè c'era una crisi finanziaria tra virgolette sistemica ogni dieci anni negli ultimi vent'anni queste crisi finanziarie sistemiche sono diventate prima con una periodicità biennale poi annuale fino al 2007-2008 in cui è eh, esplosa la crisi economico-finanziaria globale nella quale siamo ancora immersi. Allora, per poter superare questa diciamo, costru costruzione di bolle che preparano bolle successive, almeno una parte dell'enorme massa di denaro eh, acquisita sui mercati finanziari deve essere reinvestita in qualcosa di reale. Qui però il sistema si trova con lo stesso problema che aveva a metà degli anni Ottanta, perché la parte impoverita del pianeta è stata ancora di più depredata e non può comprare nulla e la parte che ha una capacità d'acquisto a cui noi apparteniamo, anche se questa capacità di acquisto si è ridotta, ha però già comprato tutti i beni possibili. E quindi il modello deve sostanzialmente trovare beni da far acquistare a questa parte di popolazione che prima non acquistava. Allora, quali possono essere questi beni? Beh se io comincio a dire che l'istruzione non è un bene comune ma un bene economico, vuol dire che una parte della popolazione smetterà di studiare, ma chi se lo può permettere pagherà per essere istruito. Se io comincio a dire che la salute non è un diritto ma è un bene economico, vuol dire che una parte della popolazione morirà perché si curerà in ritardo, ma chi se lo può permettere pagherà per avere la salute. Se io dico che l'acqua non è un bene comune ma un bene economico, ho fatto bingo perché. Perché per far acquistare automobili, iPad, eccetera, devo spendere miliardi in pubblicità. Nessun bisogno di pubblicità per far consumare acqua. Le persone sono necessitate a consumare acqua tutti i giorni per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho un mercato garantito. Cosa voglio dire con questo? Che l'attacco ai beni comuni, ai diritti, a tutto quello che finora era considerato sostanzialmente lo Stato sociale è necessario a questo modello per poter superare la propria crisi sistemica. Questo per esempio significa che non è più possibile un liberismo temperato come qualcuno in passato aveva creduto, perché è esattamente la parte di compromesso fra i profitti e i diritti che era sostanziata dallo Stato sociale, oggi è esattamente la parte che è sotto attacco. Ovviamente se io devo attaccare i diritti, i beni comuni, la democrazia, non posso più raccontare la favola liberista, cioè devo trasformare la favola liberista in un incubo, in qualcosa che desti paura. Perché se io andassi da una comunità e dicessi, eh, buongiorno, da questo momento noi dobbiamo privatizzare la salute, privatizzare l'istruzione, privatizzare l'acqua, i beni comuni, togliervi i diritti del lavoro e togliervi la democrazia, siete d'accordo? È chiaro che questa comunità si esprimerebbe in maniera contraria. Ma se io spavento questa comunità e quindi dico attenzione, siamo vicini al default, attenzione, siamo un'emergenza, attenzione, siamo vicini al burrone, attenzione, la crisi è spaventosa, questa comunità continua a non pensarla come, la, come vorrebbe il modello dominante, ma intanto si spaventa, si spaventa e comincia a dire forse... Bisogna seguire quello che ci stanno dicendo perché la situazione è diventata di emergenza. La trappola del debito pubblico serve esattamente a questo, a, questo, a questo passaggio. Io ricordo che Milton Friedman, uno dei teorici del modello neoliberista, diceva una frase che andrebbe scritta in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Lo shock serve a far diventare politicamente inevitabile quello che è socialmente inaccettabile. Allora, la trappola del debito ha esattamente questo scopo. Io, attraverso l'enfatizzazione del problema del debito pubblico, spavento una comunità, per esempio l'Italia, per eh, chiedere la rassegnazione di questa comunità alla prosecuzione delle politiche liberiste di privatizzazione, di espropriazione dei beni comuni e della democrazia. E questo è esattamente quello che è avvenuto con la crisi del 2007-2008, in particolare in Italia dal 2011, quando eh, nell'agosto 2011 l'Unione Europea ha mandato la famosa lettera all'allora governo Berlusconi con 26 punti di azione che avrebbe dovuto mettere in campo il governo per poter rispondere alla necessità di una maggiore stabilità finanziaria. Il governo Berlusconi si è rivelato incapace di eseguire questo mandato e questo è il motivo per cui tutta la seconda parte del semestre 2011 la cena degli italiani è stata disturbata da telegiornali che ogni momento raccontavano questa famosa parola dello spread, cioè della differenza fra i tassi di interesse pagati dalla Germania sui propri bond, cioè sull'emissione dei titoli e i tassi di interesse pagati dall'Italia ci hanno terrorizzato per sei mesi con questa parola finché hanno catapultato Monti al governo del paese e improvvisamente questa parola è sparita perché da quel momento è arrivato un governo che era in grado di poter eh, rendere operative le politiche di vincolo finanziario dell'Unione Europea. Questo è il motivo per cui si è passati dalla narrazione della favola liberista che dice fate fare a noi che ci sarà benessere per tutti, all'incubo liberista che dice attenzione, questo modello per stare in piedi deve andare avanti in questa direzione, sia che voi siate consapevoli, sia che voi siate consenzienti, sia che non lo siate. Tanto per capirci, se non credete più che privato è bello, sappiate che privato è obbligatorio e ineluttabile. E quindi potete non essere più d'accordo con noi, ma l'importante è che accettate che questa sia la direzione che viene intrapresa. In questo senso il modello in questa fase sembra più feroce perché si esprime direttamente, attacca direttamente i diritti, ma in realtà è un elemento di gigantesca debolezza. Se ci pensiamo, il modello è più forte quando ha il consenso delle persone, quando invece ottiene solo la rassegnazione delle persone è chiaro che è un modello che resiste finché dura la rassegnazione delle persone il giorno che le persone smettono di rassegnarsi e cominciano a ribellarsi, non c'è più alcun altro elemento che li tiene legati alla catena. E d'altronde le difficoltà di questo modello si vedono anche per esempio nella comunicazione, una comunicazione che potremmo dire schizofrenica, se uno guarda i telegiornali, i talk show o diciamo le trasmissioni di opinione, l'immagine che viene veicolata è quasi sempre quella del dell'uomo indebitato, colpevole del proprio debito, perché ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, perché lavoriamo troppo poco, perché andiamo in pensione troppo presto, cioè l'idea dell'uomo colpevole del suo debito e che quindi deve ripagarlo. Poi però c'è la pausa pubblicitaria e improvvisamente l'immagine che viene veicolata è quella dell'uomo innocente nel consumo, l'uomo che deve essere immerso nel paradiso delle merci che deve poterle pretendere tutte, che ne ha diritto, che deve essere orgoglioso di comprare, si chiude la pausa pubblicitaria e ritorna l'immagine dell'uomo colpevole del debito. È chiaro che un modello che instaura una comunicazione così schizofrenica perché da una parte deve colpevolizzare, ma dall'altra ha bisogno che le persone continuino a comprare e quindi deve stimolare questa idea che il consumo è un diritto, è un modello che è in chiara difficoltà e contraddizione pesante. Quindi diciamo che noi siamo in presenza di un modello che ha inasprito il proprio modo di esprimersi perché ha una maggiore debolezza di prima, perché, perché mentre prima questo modello si fondava su un certo consenso, oggi si fonda semplicemente sul fatto che le persone sono impaurite e spaventate e quindi si comportano come Ogni psicologia di massa ci insegna: quando una comunità è impaurita e spaventata, da una parte si eh, crea una frammentazione sociale, quindi un isolamento di ciascuna persona, e dall'altra si crea l'adesione alla narrazione dominante. Perché? Perché se io mi identifico con chi è forte, penso che in qualche modo posso cavarmela. Questa è la situazione in cui noi siamo adesso ed è legata all'idea ideologica con cui è stata raccontata questa crisi. Già il fatto stesso che viene chiamata crisi senza alcun aggettivo aggiunto al sostantivo ci dice che uno ci stanno raccontando che è una crisi di tutti e invece non è vero perché chi faceva profitti prima ha continuato a farne e addirittura ha incrementato i propri profitti. Quindi non è vero che siamo tutti sulla stessa barca, esistono alcuni settori della società molto ben limitati che su questa crisi continuano ad arricchirsi ed esiste invece una grande maggioranza sociale che si sta impoverendo. Dall'altra, il fatto che io chiamo questo, questa situazione crisi e basta è perché voglio trasmettere la transitorietà della crisi stessa. Se io dico che un mio amico è in crisi, significa che il suo equilibrio finora raggiunto è entrato in difficoltà che prima o poi troverà o un nuovo equilibrio o un disagio conclamato, ma la fase intermedia è una fase temporanea. Tanto è vero che ci raccontano ogni anno che all'inizio dell'anno prossimo si intravede la ripresina e siamo dal 2007 che ogni anno ci raccontano che l'anno successivo sarà quello della ripresa. In realtà questa non è una crisi temporanea, è una crisi sistemica, cioè del sistema, e il sistema ha pensato che per poter superare la propria crisi deve mettere sul mercato tutto quello che prima era fuori mercato. Ai cittadini e alla comunità resta il problema di capire se quella direzione è quella che soddisfa i bisogni e i diritti di tutti o se forse è meglio superare questo modello e intraprendere una strada nuova. La narrazione contemporanea ci descrive dei cittadini che nascono con un debito. Intanto vorrei capire come ci siamo indebitati così fino ad oggi. Beh, diciamo un paio di dati complessivi. Attualmente il debito sul pianeta è pari a 200 mila miliardi di dollari. 44 mila miliardi è il cosiddetto debito pubblico, cioè il debito degli stati, 152-154 mila miliardi è il debito delle famiglie e delle imprese. Ora, 200 mila miliardi di dollari è tre volte il PIL del pianeta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se seguissimo le teorie dell'economia dell classica noi dovremmo dire che il Pianeta Terra è in fallimento. Perché? Perché ha un debito che è tre volte la sua capacità di produrre ricchezza. Eppure con qualche affanno il pianeta Terra continua a esistere. Quindi c'è qualcosa sul debito che non ci raccontano nella maniera adeguata. L'altro elemento è che se io avessi un debito di 5.000 euro sarei preoccupato perché perché con le scarse risorse che ho, le ancora sufficienti energie che ho, in qualche modo potrei pagarlo. Se io avessi un debito di 500.000 euro sarei molto più rilassato dal punto di vista psicologico, perché se anche arrivassero con i carri armati, io non potrei mai pagare quella cifra. Noi tutti in Italia, per esempio, siamo in questa seconda condizione, cioè siamo con un debito che è impagabile e tuttavia ci comportiamo come se fossimo nella prima condizione, cioè come se questo debito potesse essere pagato. In Italia il debito è di 2.230 miliardi, pari al 132% del PIL, quindi è uno dei debiti più alti eh, in senso assoluto tra gli stati e tutti ci raccontano che questo debito è dovuto, diciamo, al fatto che abbiamo sperperato, al fatto che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità ma se uno va a guardare i dati scopre delle cose molto più semplici intanto complessivamente la cosa che è importante sapere è che questo debito non verrà mai pagato sia quello dell'italia sia quello complessivo del pianeta da una parte perché quantitativamente è impagabile come abbiamo detto con le cifre sopra indicate dall'altra perché gli stessi creditori non sono interessati al pagamento del debito. Per dirla con una battuta, l'usuraio nella sua vita teme due cose, la morte del debitore e il saldo del debito. Perché? Perché in entrambi i casi perde un'entrata sicura periodica, che sono il pagamento degli interessi, e dall'altra la possibilità di poter assoggettare il debitore, cioè utilizzarne i beni, utilizzarne il tempo, le energie, soprattutto fargli fare le scelte che vuole. Quindi i creditori non hanno nessun interesse al saldo del debito, gli interessa che rimanga attiva la catena del debito e il pagamento degli interessi. Noi in Italia, per esempio, paghiamo tra gli 80 e i 90 miliardi di euro l'anno di interessi sul debito, è la terza cifra del PIL dopo la Previdenza e la Sanità. Quindi ogni anno, a gennaio, in questi giorni 90 miliardi se ne vanno semplicemente per pagare gli interessi sul debito. Ma da dove arriva il debito italiano? Se facciamo un passo indietro e andiamo a vedere eh, dal 1960 ad oggi, scopriamo che dal 1960 al 1981 il rapporto debito-PIL del nostro paese è stato sotto il 60%, che è la cifra che i burocrati di Bruxelles considerano adeguata per definire un'economia sana. Premetto che qualsiasi cifra dicono gli economisti... Eh, mainstream sono cifre buttate lì cioè non hanno alcuna rilevanza scientifica però teniamole buone perché loro dicono un paese è sano se ha un rapporto debito-pil inferiore al 60% allora dal 1960 al 1981 l'Italia ha avuto un rapporto debito-pil che non ha mai superato il 58% dall'81 al 92 questo rapporto è passato dal 58% al 120% che è successo in quegli anni Nell'81 in particolare è avvenuto un divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. Che cosa vuol dire questa cosa? Nell'81, tra l'altro, per chi ha in mente la fine della democrazia, l'espropria democrazia, vorrei far notare che questa indipendenza dalla Banca d'Italia e dal Ministero del Tesoro è stata decisa con due lettere, cioè. Il governatore della Banca d'Italia ha scritto al Ministro del Tesoro dicendo cosa ne pensi se da domani la Banca d'Italia diventa indipendente. Il Ministro del Tesoro ha scritto una lettera al governatore della Banca d'Italia dicendo benissimo, da domani la Banca d'Italia è indipendente. Cioè non c'è stata nemmeno una ratifica del Parlamento di un atto che ha modificato sostanzialmente la conduzione diciamo, dell'economia di un paese. Perché questo atto ha modificato profondamente l'economia del paese? Perché fino ad allora, quando lo Stato emetteva titoli per potersi finanziare, la Banca d'Italia faceva da paracadute. Cioè, lo Stato emetteva 100 titoli, la Banca d'Italia diceva, quelli che non vendi, te li compro io a un tasso di interesse prefissato basso. Quindi lo Stato poteva emettere titoli a basso tasso di interesse perché se anche nessuno li comprava, la Banca d'Italia li avrebbe comprati tutti. Dal giorno dopo l'indipendenza... La banca centrale non effettua più questo ruolo di paracadute e quindi lo Stato italiano quando emette 100 titoli di Stato ha bisogno che tutti li comprino. Per poterli, per poterli rendere allettanti deve innalzare i tassi di interesse. Da quel momento lo Stato italiano ha emesso titoli al 5, 8, 10, 12 fino al 20% e questo ha comportato l'innalzamento automatico del debito pubblico. Quello è stato l'elemento che ha fatto esplodere il debito pubblico in Italia. Rispetto al quale tutte le narrazioni che ci raccontano oggi sono menzogne consapevoli o inconsapevoli che vengono raccontate per soggiogare sostanzialmente la popolazione. Prendiamo alcuni dati. Il bilancio italiano dal 1990 ad oggi si è chiuso in attivo tutti gli anni tranne nel 2009 che si è chiuso con un meno 1,1%. Eh, quindi il bilancio italiano è sempre positivo dal 1990 al 2017 e tuttavia lo Stato italiano peggiora i suoi conti economici. Perché? Perché ogni anno deve pagare gli interessi sul debito e quindi il saldo diventa negativo e in più lo Stato per poter pagare gli interessi si indebita ulteriormente. Tanto per capirci, quando io sento al telegiornale che qualcuno esulta perché le previsioni del PIL dallo 0,8 passano allo 0,9 o dall'1,1 passano all'1,2, mi viene da ridere. Perché con il meccanismo del debito, perché il nostro Stato l'anno prossimo sia meno indebitato di quest'anno, il PIL dovrebbe essere come minimo positivo al livello del 3,84%. Siccome nei prossimi tre secoli non sarà mai così, allora bisogna decidere se si prosegue con questo modello che ogni anno restringe il nodo scorsoio intorno agli italiani oppure semplicemente prendiamo atto, uno, che il debito l'abbiamo già pagato. Tanto per capirci, noi abbiamo un debito di 2.200 miliardi sul quale abbiamo già pagato 3.300 miliardi di interessi e continuiamo a avere un debito di 2.200 miliardi. Secondo, o prendiamo atto del fatto che gli italiani che pagano le tasse, questo è un altro dei problemi di questo paese, però quelli che pagano le tasse dal 90 ad oggi hanno versato allo Stato italiano 700 miliardi in più di quello che hanno ricevuto sotto forma di beni e di servizi. Allora, se anche uno dicesse il debito c'è, io dico il debito l'abbiamo già pagato perché abbiamo pagato 3.300 miliardi di interessi su un debito che continua a essere 2.200 miliardi e perché chi di noi paga le tasse ha dato 700 miliardi in più di quello che ha ricevuto. Dopodiché io sono per dire, andiamo a vedere cosa c'è dentro questo debito, cioè con chi l'abbiamo contratto, per quali finalità l'abbiamo contratto, sono finalità che rispondono all'interesse generale o che rispondono all'interesse particolare, per capire quali debiti vanno onorati e quali debiti invece vanno annullati. E questa è la strada che va intrapresa in questa direzione, sapendo che la narrazione che ci stanno raccontando ovviamente ha delle finalità ideologiche molto precise. Faccio un esempio sugli enti locali. In questi ultimi 15 anni quasi tutta la crisi, o meglio, quasi tutte le misure cosiddette per superare la crisi sono state scaricate sugli enti locali e sui comuni. I comuni, non so quanti lo sanno, eh, la quota comunale che concorre alla creazione del debito pubblico è pari all'1,8%. Cioè, stante 100 il debito pubblico nazionale, i comuni hanno come, tra virgolette, colpa l'1,8%. Stante 100 la spesa pubblica nazionale, i comuni spendono il 7,8%. Eppure la gran parte delle misure che è stata messa in campo è eh, stata indirizzata a scaricare sui comuni la, eh, così, le cosiddette misure per superare la crisi. Anche qui basta un dato. Dal 2010 al 2016 i comuni hanno aumentato l'imposizione fiscale, quindi le tasse comunali, di 7,8 miliardi. Nonostante questo, oggi i Comuni hanno 5,8 miliardi in meno di quello che avevano nel 2010. Perché? Perché lo Stato ha prelevato attraverso il patto di stabilità, eh, taglie, eh, riduzione di trasferimenti, spending review, ha prelevato 11, 11 miliardi. Cioè in pratica noi dal 2010 al 2016 abbiamo pagato 78, miliardi in più agli enti locali non per avere servizi migliori ma perché questi soldi servissero poi al cosiddetto risanamento dei conti nazionali che continuano ad essere risanati perché il debito continua a salire. Allora è chiaro che c'è dietro una trappola ideologica. Come si supera questa trappola ideologica? Si supera mettendo in discussione la cosiddetta narrazione del debito, cioè dicendo che il debito è un problema ma non è il problema e che se il debito è pubblico allora tutti i cittadini devono conoscere come è nato, per quali finalità è stato contratto e decidere se è un debito che va riconosciuto o non va riconosciuto. Per esempio, sul 100% del debito pubblico nazionale, quello che sostanzialmente è in mano alle cosiddette famiglie è circa il 6%, tutto il resto è in mano a fondi di investimento, compagnie di assicurazioni, banche. Eh, soggetti finanziari che sono esattamente quelli che hanno provocato la crisi e con i quali noi continuiamo a essere indebitati. Allora io pongo la domanda: se questi soggetti hanno creato la crisi, è possibile che noi dobbiamo con ancora sentirci in debito verso questi soggetti? Però io faccio un passo indietro, io sarei per il ripudio del debito, ma faccio un passo indietro. Io dico bene. Prendiamo debito per debito, analizziamolo e decidiamo collettivamente quali sono i debiti da saldare e quali sono i debiti che o abbiamo già pagato o non vanno saldati perché non rispondono agli interessi generali della popolazione. Che è una cosa che si fa da millenni perché quando si dice annulliamo il debito sembra di eh, dire un'eresia o un tabù. Io nel mio libro ho fatto una ricostruzione storica. Il primo annullamento del debito di cui si è a conoscenza è del 2400 avanti Cristo. Il regno di Ammurabi, in 15 anni ha fatto 4 annullamenti del debito. La storia è stracolma di annullamenti del debito. La stessa Germania, alla fine della seconda guerra mondiale, aveva un rapporto debito-PIL che era del 573%, cioè una cosa folle. Come ha fatto a diventare la grande Germania? Semplicemente ha detto: Non lo posso pagare. E siccome dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era la necessità di ricostruire l'Europa, c'era anche la necessità da parte dell'Occidente di una Germania forte perché c'era il confronto Est-Ovest, che cosa hanno fatto? Nel 1952 hanno fatto una bella conferenza a Berlino dove i creditori, prima di sedersi al tavolo come atto di magnanimità, hanno detto il debito della Germania è dimezzato. Durante la riunione... L'hanno dimezzato ulteriormente, quindi l'hanno ridotto a un quarto. E prima di salutarsi hanno detto che quel quarto che la Germania deve ancora pagare lo può pagare in 50 anni. L'ultima rata la Germania l'ha pagata tre anni fa. Quindi l'idea che si possano annullare i debiti o si possano ridurre drasticamente non è un'invenzione di qualche velleitario rivoluzionario, ma è stracolba la storia. Di stati e di paesi e di situazioni in cui si è proceduto all'annullamento dei debiti. Del resto, tutte le religioni parlano esattamente dell'annullamento dei debiti come uno degli elementi sostanziali, diciamo, della buona conduzione di una società. Lei è anche promotore del Forum Italiano per la Nuova Finanza Pubblica. Di che cosa si tratta? Che modello proponete? Sì, diciamo che il Forum Italiano per una Nuova Finanza Pubblica e Sociale è nato nel 2013. E sostanzialmente faceva un ragionamento. Adesso ha avuto delle evoluzioni, quindi adesso, per esempio, si è trasformato in CADETEM Italia, cioè Comitato per l'annullamento dei debiti illegittimi. Sostanzialmente, fa un ragionamento che dice: non se ne esce da questo modello se non si rimette mano a una nuova finanza pubblica e sociale. Teniamo conto che l'Italia, essendo stat stata più realista del re. Ha tot privatizzato totalmente tutti i sistemi bancari e finanziari. Anche qui per dare un dato, la Germania nel 92 aveva il, 52, il 62% di controllo pubblico sulle banche oggi al 51. La Francia aveva il 36% oggi al 31. L'Italia aveva addirittura il 74,5% di controllo pubblico sulle banche, neanche l'Unione Sovietica oggi ha lo zero assoluto: cioè in questo paese non c'è. Eh, nessuno straccio di finanza pubblica che uno dice come lo trasformiamo per esempio il modello produttivo in senso ecologico cioè la riconversione ecologica dell'economia come la facciamo se i soldi ce li hanno le banche decideranno le banche che cosa è più conveniente fare e non l'interesse pubblico allora il percorso della nuova finanza pubblica e sociale ragiona in quella direzione e dice da una parte occorre mettere in discussione l'ideologia del debito e, sia a livello territoriale sia a livello nazionale, mettere in campo una commissione di audit, cioè di indagine sul debito pubblico, per stabilire come è nato, quali, se, quali interessi copre, che cose legittime e che cose illegittime e quindi decidere cosa fare. Dall'altra, riprendersi in mano un pezzo di finanza pubblica e sociale. E questo, per esempio, è possibile... Ragionando sulla socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti. Che cos'è in due minuti Cassa Depositi e Prestiti? Cassa Depositi e Prestiti dal 1850 al 2003 era un ente pubblico che raccoglieva risparmio postale dei cittadini, quindi tutti i cittadini che hanno un libretto di risparmio postale o un buono fruttifero postale, cioè che mettono i loro risparmi in posta, questi... Risparmi vengono raccolti dalla Cassa Depositi e Prestiti, che per 150 anni aveva un solo compito: garantire quel risparmio e utilizzare quei soldi per permettere gli investimenti degli enti locali a tassi agevolati. Nel 2003, la Cassa Depositi e Prestiti è stata privatizzata e anche questa possibilità è stata eliminata. Allora, noi diciamo che Cassa Depositi e Prestiti deve ritornare ad avere quel ruolo. Teniamo conto che il risparmio che i cittadini mettono alle poste è qualcosa che è pari a 250 miliardi, che vuol dire per esempio qualcosa come 12 leggi di stabilità o leggi finanziarie, quindi sono soldi con i quali si potrebbe rimettere in moto sia l'economia in generale, ma siccome noi ragioniamo su un altro modello di sviluppo, si può soprattutto mettere in, in moto processi di riconversione ecologica dell'economia a livello territoriale e quindi forum per la finanza pubblica e sociale ed ora il KDTM hanno anche questo obiettivo dentro il percorso della propria attività. È possibile rilanciare un modello economico basato sul consumo visto lo stato di salute del pianeta? Beh, bisogna ragionare su qual è il modello economico, nel senso che noi diciamo da sempre, io dico da sempre, che va profondamente cambiato il modello, nel senso che la nuova economia deve essere Socialmente ed ecologicamente orientata. E cioè, da una parte va eh, ribaltato il concetto di spazio e di tempo proposto dal modello liberista. Il modello liberista ha espanso enormemente lo spazio, pianeta, unico grande mercato. Ha ridotto drasticamente il tempo delle scelte. Il tempo delle scelte per il modello liberista è cosa dice la borsa domani mattina. Va fatto il processo contrario, cioè va Riterritorializzata la produzione, che vuol dire che tutto quello che può essere prodotto in un territorio lì deve essere prodotto. Penso per esempio alla questione energetica. Al di là del dibattito tra energia fossile ed energia rinnovabile, che è ovvio che è meglio l'energia rinnovabile, io sono contro l'idea che l'energia venga prodotta sempre attraverso grandi impianti, perché grandi impianti vuol dire concentrazione di potere nelle mani di chi detiene. La produzione di energia. Oggi le nuove tecnologie consentono, per esempio, l'autoproduzione perfino quasi personale. Allora l'energia dovrebbe essere riterritorializzata, ogni comunità dovrebbe decidere quanta energia uh, necessita, come la produce, quando la produce, utilizzando ovviamente le energie rinnovabili. Allora da una parte va ridotto lo spazio, dall'altra va invece esponenzialmente aumentata, aumentato il tempo, cioè il tempo delle scelte deve essere che cosa comporta la scelta che io faccio oggi per le prossime 25 generazioni, perché questa è l'unica possibilità che abbiamo di rimettere in sesto ovviamente il pianeta, quindi io non sono per una crescita dell'economia che ragioni in termini di aumento quantitativo dei consumi, serve un'economia diversa che ragioni esattamente sulle possibilità di uno scambio eh, compatibile, sostenibile, con la natura, in modo che si costruiscano società sostenibili, sia eh, nell'immediato, sia nel medio e lungo termine.